Marco Elodi Francesco Totti e Ilari Blasi sembrano essere un divorzio sereno. Certo, la maggior parte delle separazioni sono dure da affrontare. L'addio di questa coppia pare essere davvero molto turbolento. Ora tutti parlano di loro, anche la conduttrice dell'Isola dei Famosi aveva richiesto privacy per proteggere la famiglia. Come si poteva immaginare, sono finiti al centro del gossip spontaneo indiscrezioni di ora in ora. Solo questa mattina, sui social network girava una foto che sembrava ritrarre Totti e la presunta sua nuova compagna Noemi Bocchi mentre si baciano. Ma la verità è un'altra, si tratta di uno scatto con protagonisti l'ex calciatore giallorosso e la Blasi. Nel 2018 fu proprio lui a condividere questa foto su Instagram. Dopo aver risolto l'enigma, ecco che si pensa Sabrina Ferilli a riportare subito l'attenzione sul divorzio di Totti e Ilari. La famosa attrice condivide sul proprio profilo un video che ricorda un momento televisivo condiviso con Francesco. Sicuramente la Ferilli non è una genoise prove du tas, sa peut bacce avrebbe generato non pochi commenti dopo questo suo gesto. Una chiara mossa per palesare il suo pensiero, sendendo nel dettaglio, l'attrice pubblica una vecchia clip dello show House Party, scrivendo, a proposito di... Precisamente, è possibile vedere la Ferilli e Totti a letto insieme, per una simpatica cena. Sabrina Gelli Shied, faresti uno spogliarello per me? E lui, indeciso, risponde, dipende. Questa la piccola cena condivisa dall'attrice Inkestor, in uno dei tanti giorni in cui Francesco e Ilari sono al centro del gossip. Per quale motivo l'attrice condivide questo video del 2016 proprio ora? Tra voci di gossip e indiscrezioni sul loro ricchezze, quasi non si parla d'altro. L'impressione è che Sabrina Ferilli abbia così deciso di sostenere pubblicamente Totti, a discapito di Ilari Blasi. Intanto, spunta anche Simona Ventura. Quest'ultima non ha espresso un pensiero quoi così positivo sull'attuale conduttrice dell'Isola, sua collega. Dopo l'annuncio sul divorzio di una delle copie più amate dello showbiz italiano, la Ventura ha scelto di togliere calcio Sassolino dalla scarpa attraverso un'intervista. Il suo commento è arrivato dopo una serie di situazioni che si sono create per via del voci di imminente rottura. Le indiscrezioni sull'arrivo del divorzio tra Totti e Ilari, in questi mesi, si erano fa pesanti. La Blasi aveva deciso di smentire più volte e aveva anche criticato il messaggio di incoraggiamento che Simona aveva condiviso per loro. Ed ecco che poi è arrivato l'annuncio sulla separazione della celebre coppia. La Ventura non ha perso tempo e ha condiviso di nuovo il suo parere, questa volta in un'intervista per il Messaggero, Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilari non tanto, ma posso capirlo.